Ragazzi, scusate la faccia da cadavere, volevo raccontare un po' questa esperienza. Stamattina, o meglio ieri mattina, ho ricevuto una sponsorizzata su Facebook di Mister Lavaggio, ovvero un lavaggio che ti consente di chiamare praticamente il tuo lavaggista a casa e fargli lavare la macchina non si muove letteralmente da qui e niente, poi al termine tu la puoi già utilizzare, quindi significa un servizio estremamente comodo considerando che diciamo io abito praticamente in campagna, non in campagna, 600 metri dal paese e dovermi privare dell'auto significa che poi se devo andare da un cliente devo aspettare che me la riportano, è un problema e il risultato è che praticamente sto sempre con l'auto sporca e non è né bello né bellissimo per me da utilizzare. Quindi praticamente mi sono deciso di utilizzare questo tipo di servizio. L'ho scaricato l'applicazione, ho fatto la prenotazione ieri e in realtà avevo fatto la prenotazione per ieri mattina alle 11:45. Mi ha chiamato un numero, in realtà è praticamente uno diciamo dei dealer, ovvero chi si occupa effettivamente di fare il lavaggio, e mi ha chiesto di spostare l'appuntamento ad oggi. Stesso identico orario, adesso è prima mattina, quindi adesso sto uscendo un attimo fuori, allo scopo di appunto fare il lavaggio della macchina. Ieri mattina evidentemente non avevano aggiornato sull'applicazione, o comunque questo dealer non si è occupato di aggiornare l'applicazione, non aveva inserito che effettivamente non era libero, quindi non doveva consentire diciamo la prenotazione, diciamo già da lì. Non benissimo, però considerando che probabilmente qui al sud Italia non lo utilizzano in tanti, infatti so che è molto utilizzato nel nord Italia, diciamo che alla fin fine ci sta. Se tu diciamo ti sei iscritto a un servizio e nessuno lo utilizza, magari ti dimentichi effettivamente di aggiornarlo. Comunque, adesso vado fuori, pulisco il grosso, ovvero tolgo perlomeno i pezzi di vetro, visto che mi si è rotta una bottiglia in macchina, quindi non vorrei che si tagli il lavaggista, ma soprattutto tolgo diciamo tutto quello che sono carte, cartacce, allo scopo che lui effettivamente possa operare, diciamo, sia in sicurezza, ma allo stesso tempo in maniera super efficiente. Dopodiché vi farò fare un giro dell'auto per vedere effettivamente cosa ha fatto. Se l'ha lavata bene e poi ne parliamo insieme. Allora, siamo in macchina. Adesso vi faccio fare un mezzo giro. Non spero che il telefono si mantiene. Diciamo che la situazione è abbastanza drammatica qui. Ho rimosso praticamente caramelle, gomme, qualsiasi cosa ci sia, e adesso sto rimuovendo praticamente tutti i dispositivi elettronici che utilizzo. Poi magari vi parlerò, perché ho reso questa macchina super smart in realtà, nonostante sia una macchina abbastanza vecchiotta, cioè comunque 10 anni se non sbaglio di vita, quindi diciamo già riuscire a renderla smart è stato positivo. Adesso la libero un po' e la sposto, perché adesso vi faccio vedere. In teoria, diciamo, chi si occupa di lavarla non dovrebbe spostare la macchina, però considerando che praticamente sono letteralmente attaccato al muro, che l'ho parcheggiata giustamente, ho paura che non riesca a lavarla, quindi la sposto da qui e la metto in una posizione un pochino più facile per lui. Ok, vi mostro un po' la situazione. Allora, ve la mostro col grand'angolo. In realtà la macchina, come vedete, è molto molto sporca, quindi sono curioso di vedere esternamente cosa sia in grado di fare. Dice un grafico, non mi sono neanche reso conto. Ora, non so se si vede in quanto luce, diciamo è abbastanza nuvoloso la giornata, comunque c'è poco sole, non tantissimo. Vediamo, esternamente diciamo è inguardabile. Adesso ve la faccio vedere com'è dentro. Dentro la situazione non è che migliori. In realtà qui si è rotto una bottiglia. Io ho raccolto praticamente tutto quello che potevo raccogliere a mano e con la spia polvere, adesso spero che lui mi faccia il miracolo. La macchina è veramente sporca, perché poi praticamente ho fatto un mezzo trasloco, non c'è di tutto, pietre, pietroline, perché come vedete abitando in campagna è purtroppo ogni volta che entra è un casino. Ci spostiamo avanti. Ok, avanti diciamo la situazione più drammatica, che giustamente la uso solo io la macchina, e quindi il risultato è questo qui. Diciamo polvere non tantissima, perché alla fin fine non è che l'abbia lavata da tanto, cioè saranno 3 settimane forse, però il problema appunto sono le pietre, la sporcizia e tutto il resto, va ripulita. Fortunatamente in questa macchina ho smesso di mangiarci dentro, però comunque si sporca facilmente proprio perché abito in campagna. Bene, dovrebbe arrivare tra un'oretta, quindi adesso la macchina la lascio qui e vediamo un po'. E come vedete è una situazione abbastanza agevole, quindi non dovrebbe avere problemi a lavarla. Per lasciargli anche le chiavi della macchina, perché giustamente deve lavarla anche da dentro. È un qualcosa di inusuale, comunque è difficile lasciare le chiavi della macchina ad un estraneo, però proviamoci. Alla fin fine è certificato dall'applicazione, quindi vediamo un po'. Comunque probabilmente per lui sarà la prova del nome, perché come vedete i pezzi di vetro erano veramente grossi. Questo era l'ultimo che c'era. Ha fatto un mezzo danno, perché purtroppo viviamo in un paese pieno di buche, nessuno se ne frega di sistemarle, quindi diciamo non avendo, vivendo in campagna, quindi non avendo l'acquedotto, devo portarmi l'acqua dalla mia vecchia casa, e il risultato è che poi prendi un buco, distruggi le bottiglie e bestemmi forte.
che c'è da aggiungere che ovviamente ho, avendo rotto diciamo la bottiglia, la macchina si è letteralmente allagata, ho dovuto buttare tutti i tappetini perché erano tappetini in tessuto, quindi le bestemmie sono state abbastanza pesanti. Comunque attendiamo che arrivi, dovrebbe arrivare in un po', esattamente tra un'ora, quindi lo attendiamo. Non penso che me lo farò vedere anche perché non voglio che si senta sotto esame, e poi vedremo il risultato finale. Allora, sono le 13.18, in realtà è iniziato il lavaggio alle 11.45, a luna avrebbe dovuto finire, però positivo che sta ancora lavando la macchina, significa che la sta facendo bene. E la cosa, diciamo, che all'inizio mi ha sorpreso è il fatto che effettivamente non mi abbia chiesto subito le chiavi, ha detto guarda, basta che mi la lascia aperta la macchina, non la devo spostare, quindi va benissimo così. Io all'inizio ovviamente non gli ho lasciato le chiavi, me ne sono andato, poi la macchina ovviamente allontanandomi si è richiusa e di conseguenza sono dovuto uscire di nuovo per lasciargli le chiavi. Ora attendiamo, non so quanto tempo ci metterà ancora a lavarla, poi alla fine quando avrà finito ci facciamo il giro, vediamo un po' come l'ha lavata e poi facciamo qualche commento, sperando che sia andata bene, sull'applicazione dell'esperienza. Neanche a dirlo, 2 minuti dopo mi ha chiamato, ci ha messo un quarto d'ora in più. Andiamo a vedere cosa fa. Ragazzi, posso dirvi la verità, non l'ho mai vista così pulita la macchina. Assurdo, assurdo. Cioè, a parte poi estrema correttezza del ragazzo che mi ha fatto notare che, prima di tutto, io l'ho lavata 2 volte da quando l'ho presa questa macchina, e mi ha fatto notare che in realtà c'erano dei peli di cane che non erano mai stati puliti, quindi stavano sempre lì incastrati, e lui me li ha puliti. Mi ha fatto notare dove erano, cioè praticamente al di sotto di questo, cioè la pulizia è stata maniacale. Cioè, a differenza di quando l'ho portato ad altri lavaggi, che tu andavi qui e non, figurati se andavano a pulire qui sotto, ha notato che ovviamente la pulizia è stata maniacale. Cioè mi ha fatto vedere, guarda, ho tolto tutti i peli di cane, però effettivamente io non ho un cane in questo momento, quindi non erano miei, erano del vecchio proprietario. Ed effettivamente c'erano questi peli e me li ha puliti. Ma la cosa che, strana, ha detto, guarda, io non mi sono portato l'accessorio per pulirli, io ho cercato di farlo quanto meglio possibile. Però siccome secondo me c'è ancora qualcosa, la prossima volta che mi chiami te lo pulisco meglio, ti faccio anche la pulizia all'ozono perché è necessaria, ti tolgo 2 euro dal conto totale. Cioè, io che in realtà mi aspettavo di più, perché la macchina stava veramente a schifo, cioè vi faccio vedere come stava dentro. Dai 20 euro preventivati, guarda, mi ha tolto anche tutti i pezzettini di vetro che c'erano, lì è un danno mio, non è sporcizia. Dai 20 euro mi ha fatto pagare 18 euro. Ma raga, ma veramente pulita al dettaglio. Cioè, quando solitamente vai a fare il lavaggio interno non troverai mai questo livello di pulizia. Cioè, io non so se si vede adesso a livello di luce, lì c'è quello, il tipo di lavoro che è stato fatto, poi ve lo faccio vedere. Non troverai mai questo tipo di pulizia. Cioè, veramente ha spolverato, pulito qualsiasi tipo di cosa, anche il tettuccio. Ma chi se lo aspettava? Chi se lo aspettava? Ovviamente mi ha pulito anche il lato delle gomme, mi ha pulito veramente tutto, guardate. Cioè, assurdo, assurdo. Non me l'aspettavo così tanto. Non me l'aspettavo che lucidasse, sinceramente. Perché poi lavaggio totalmente fatto a mano. Poi mi sono fermato a parlare con il ragazzo. E adesso vi dirò un po' cosa mi ha detto. Mi ha parlato un po' dell'applicazione, di come funziona tutto il resto. Nel frattempo vi faccio dare un'ultima occhiata alla macchina. Fatta bene, 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 bene. Allora, ho parlato un po' con il ragazzo. La macchina mi lascio là dietro. Gli ho detto che comunque stavo facendo questo video, che quindi volevo sapere un po' come funzionava l'applicazione e tutto il resto. E mi ha detto che praticamente l'applicazione sta andando bene. Lui è attivo da 2 settimane in zona ed è l'unico attualmente su nel mio territorio per questo tipo di cose. Perché poi, diciamo, il vantaggio qual è? Il vantaggio appunto è essere sempre i primi nel mercato, noi ce lo diciamo sempre. Riesce a fare anche, nonostante lui abbia già un lavoro full time, riesce a farsi anche 10 macchine a settimana. Quindi la cosa sta andando e sta andando bene. Io ovviamente, per cercare di capire di più, volevo capire un po' quali sono i costi. Perché presupponendo che funzioni tipo Just It, volevo chiedere effettivamente qual è il guadagno, diciamo, dell'applicazione. In realtà il guadagno dell'applicazione non è sul lavaggio della macchina, sul numero di prenotazioni, ma sui prodotti. Perché praticamente tu stipuli, tra l'altro, un accordo con il ministero del lavaggio in cui praticamente sei vincolato a comprare tutto da lui. Quindi direttamente devi prendere i prodotti, l'aspirapolvere, tutte le parti di ricambio, qualsiasi tipo di cosa. Sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo una pulizia così tanto dettagliata, perché era giusto un test. Ma effettivamente la macchina è lucida, mai vista così, neanche quando l'ho comprata, né quando l'ho fatta lavare la prima volta, che sinceramente era guardabile più o meno allo stesso livello. Quindi per il momento bene. Adesso vediamo un po' come funziona l'applicazione, facciamo un breve resoconto e conclusione. Allora, parliamo un po' dell'applicazione, vediamo un po' com'è andata. Innanzitutto vi dico che l'applicazione l'ho scoperta un po' per caso,
o meglio, l'avevo già sentita in passato, però poi effettivamente non mi sono mai deciso a provarla, anche quando stavo a Milano, effettivamente l'avevo già sentita, ma non avevo né intenzione in quel momento né altro di provarla. Mi è arrivata questo invito, diciamo, a mettere like alla pagina, sapete, i classici inviti che inviano amici, familiari, metti mi piace alla pagina, così, colà, eccetera, eccetera. Sono andato a vedermi un po' questa pagina ed era effettivamente la pagina di questa applicazione, quindi di, diciamo, di Mister Lavaggio, però ambientata a quello che è il mio territorio, quindi ambientata a Gravina in Puglia in particolare. Benissimo, considerando, diciamo, questa cosa, ho prenotato direttamente un po', non con diffidenza, però, diciamo, non conoscendo, quindi non sapendo, ho detto vabbè, proviamo, non è male, mi troverò la macchina meno pulita del solito, certamente meglio di come stava, che effettivamente era un qualcosa di inguardabile. Quindi ho prenotato tramite l'applicazione. La cosa che mi ha sorpreso è, ed è specificato anche all'interno dell'applicazione, che praticamente il lavaggio in realtà non viene fatto con l'acqua, comunque viene sprecata molta meno acqua rispetto, diciamo, ai lavaggi tradizionali. Quindi, se non sbaglio, mi diceva intorno ai 150 litri in meno rispetto ai lavaggi tradizionali. Quindi era un qualcosa, diciamo, rivolto principalmente a chi ci tiene all'ambiente. Diciamo che nel 2021, se non ci tiene l'ambiente, sei un po' folle, considerando tutto quello che sta accadendo nel mondo. Un minimo devi tenerci l'ambiente. Quindi ho deciso di prenotare, e la cosa che, tra virgolette, mi ha sorpreso è che nessuno effettivamente nel territorio avesse aderito a questa applicazione. Difatti, il ragazzo che poi ho avuto modo di conoscere, scambiarci due chiacchiere, poi obiettivamente andavo un po' di fretta, mi ha detto quando vuoi ne riparliamo, è un privato, quindi non era un'azienda o uno dei classici lavaggi della mia zona. Era un privato che si è prestato a questa cosa e mi ha detto che aveva praticamente, come già vi dicevo prima, aveva iniziato da poco più di 2 settimane, senza un minimo di pubblicità, si è portato a casa comunque risultati molto interessanti. Altro aspetto, diciamo, che mi ha, diciamo, colpito dell'applicazione in sé, scusate tutto sto casino, ma sto paese è veramente strapieno di buchi, che non ho idea. Pure fare dei video, pure per dire vedi il mio paese, vedi il Castello Svevo, ma poi ti giri e sei pieno di buchi, effettivamente si fa un solo figo di merda, vabbè, classiche cose, diciamo, purtroppo, del mio paese, dove continuo a non comprendere dov'è che si spendono i soldi, sinceramente, se non si riescono a spendere neanche nella viabilità, che è il minimo, visto che in teoria siamo una zona di passaggio per la capitale europea della cultura. Vabbè, comunque, tolto queste chiacchiere che sinceramente trovano il tempo che trovano, la cosa che, diciamo, mi è piaciuta l'applicazione è prima di tutto la velocità, perché comunque quando vedi questo tipo di applicativi la prima cosa che ti preoccupa è appunto avere un'applicazione che in realtà non carica o comunque ci mette molto più tempo del solito a caricare. Invece in questo caso l'applicazione ha caricato molto velocemente. Il lavaggio è stato prenotato in modo totalmente immediato, cioè tu vai da una parte di lavaggio, prenotazione, e immediatamente hai la possibilità di segnalare la mappa dove ti si trova, ma soprattutto segnalare eventuali problematiche e cose di questo tipo. L'unica cosa che in realtà mi ha un po', tra virgolette, stranito, un po' sorpreso, è che non fosse possibile pagare direttamente dall'applicazione. È una cosa che io avrei preferito, sinceramente, piuttosto che, diciamo, avere lo scambio di contante, come alla fine c'è stato, anche in vista, diciamo, della questione del Covid. Diciamo che io poi ho chiesto al ragazzo, parlo telefonicamente parlando, se avesse effettivamente un POS per poter pagare, appunto, o tramite Apple Pay o tramite carta, ma lui non era ancora abilitato, perché giustamente mi diceva guarda, da 2 settimane ce l'ho, quindi in realtà non ho ricevuto ancora tutta la strumentazione. Ora, ovviamente, la mia speranza nella prossima volta che andrò a prenotare è che effettivamente si sia dotato del POS, perché purtroppo, diciamo, ricevendo tutti i pagamenti in maniera elettronica non è che giri con molto contante, in realtà non ne ho praticamente mai, a parte qualche spiccio per potermi fare il caffè e non pesare sulle tasche dei vari bar, che effettivamente per 1 euro di caffè non è che puoi chiedere di pagare con carta. Quindi, diciamo, la mia esperienza è stata totalmente positiva. Per concludere, quasi sicuramente mi rivolgerò di nuovo all'applicazione. Il prezzo medio è più alto della zona, in realtà sono circa 6 euro in più ho pagato, in realtà dovevano essere 8 euro, quindi nominali dovevano essere 8 euro,
sono 6 euro in più, ma io ritengo che il livello di pulizia prima di tutto è molto più alto. Seconda cosa, lo spreco di acqua non c'è stato, perché so per certo che l'acqua non viene smaltita, diciamo, nelle giuste vie, diciamo così, da quelli che sono gli autolavaggi nostrani. Molte volte si fanno cose a dir poco critiche, che in realtà è meglio non citare neanche. E l'altra cosa è la questione della comodità, perché è venuto sotto casa a lavarmi la macchina, cioè cosa che effettivamente non puoi richiedere da un lavaggio. Prima di tutto mi piacciono quel tipo di autolavaggi che vengono, diciamo, a casa tua, si prendono la macchina, se la riportano, la lavano e te la riportano. Però mi rendo conto anche che è un costo in più che ha l'autolavaggio, che non si paga. Invece venire lì in loco, in zona, a lavarti la macchina, soprattutto portandoci la strumentazione dietro, ma spendendo ancora meno a livello di acqua e tutto il resto, è un qualcosa che effettivamente mi è piaciuto. Quindi niente, la mia recensione è totalmente positiva, sicuramente lo rifarò, però prima di rifarlo sicuramente mi devo assicurare che effettivamente si possa pagare con carta, altrimenti non avrei modo di rifarlo, perché significa che devo andare a prelevare 20 euro ogni volta. No, assolutamente no. Detto ciò, io vi saluto. Se il video vi è stato utile, come al solito, vi invito a lasciare like nel frattempo che io faccio il parcheggio. Se ne volete parlare, mi trovate sempre su Twitch il lunedì e il giovedì a partire dalle 22:30 circa. Qualche commento qui sotto se volete, avete bisogno di qualcosa, qualche chiarimento, e iscrivetevi al canale, come sempre, per vedere i successivi video. Un saluto.